Insomma, che cosa stanno combinando quelle scamorze ammuffite? Non capisco, stanno camminando in cerchio. Oh, vorrei che Stilton si desse una mossa e facesse il suo servizio, così noi potremmo andarcene da questo gigantesco frigo. Marameo, hai preparato il testo, sì o no? Poco fa abbiamo sentito Geronimo Stilton raccontarci di un'imminente eruzione vulcanica nella piccola nazione insulare di Freezerlandia. Noi della Gazzetta del Ratto abbiamo ragioni di ritenere che la notizia in questione sia senza dubbio una fasulla pretestuosa e sonora bufala. In altre parole, non credibile. Quindi riteniamo che la reputazione del giornalista Geronimo Stilton sia irrimediabilmente danneggiata a causa di questo imbarazzante errore. Perfetto, bravo Marameo. Grazie a me, presto la reputazione di Geronimo Stilton finirà in... Fanduta! Come stai? Dobbiamo camminare ancora a lungo per arrivare al campo di Tea. Perciò non dedichiamo troppo tempo al bird watching. Da un'occhiatina e poi andiamo. Cucci. Sono così carini. E a rischio di estinzione, quindi state attenti, ok? È il momento ideale per imparare qualcosa sulla natura e guadagnarsi un'altra medaglia. Pulcinella di mare, piccolo volatile con ali e coda corte, in grado sia di volare che di nuotare. Oh, guardate, qui c'è anche un nido. Oh, e dentro c'è anche un bell'uovo! No, fermo, non toccarlo! Ah, dai, cosa vuoi che mi succeda? Qui dice, la pulcinella di mare è una creatura estremamente gentile e del tutto innocua. Sono attaccato dalle pulcinella! Ma voi non dovreste essere innocue! Sempre che non disturbiate il loro nido e i loro piccoli. Chilometri di distanza da Tea. Dobbiamo davvero muoverci se vogliamo trovarla prima che il vulcano Grimsraten erutti. Non riesco a capire esattamente perché, ma c'è qualcosa di strano in quel fumo. Andiamo, ragazzi, a passo di marcia! Ha di nuovo sbagliato strada? Sì, ma almeno lo ha fatto rapidamente. Ma perché continuano ad allontanarsi dal vulcano? Oh, forse perché sono delle scamorze e senza speranza. E se gli dessimo una spintarella nella direzione giusta? Temevo che non me l'avresti mai chiesto. Io amo l'effetto valanga. Anch'io. Ho la pancia che brontola. Deve essere ora di pranzo. Oh, il vulcano sta eruttando. Che strano. La quantità di fumo emessa non è cambiata per nulla. Se il vulcano stesse eruttando, mi aspetterei di vedere la lava incandescente scivolare giù verso di noi. Ecco, è la mia occasione per guadagnarmi la medaglia in sopravvivenza. Allora, palla di neve, no? Grossa palla di neve, no? Enorme palla di neve, no? Mostruosa palla di neve, no? Salve, mio caro Larry! Volevo consegnare questo cestino omaggio al mio giornalista preferito, ovvero Geronimo Stilton. Mi spiace per te, Sally, ma non me la bevo. Mi stai dando della bugiarda, brutta faccia da scamorza muffita? Volevo dire, sei proprio sicuro di non scambiarmi per qualcun'altra, mio bel roditore? Il fatto è che ci provi ogni settimana, Sally. Cerchi di convincermi a lasciarti passare per poterti infilare nel palazzo e approfittarne per rubare gli scoop migliori del dottor Stilton. Buongiorno, dottor Stilton. Salve, Larry. Sto andando al laboratorio del professor Von Volt. Sono di corsa. Bene, buona giornata, allora. Von Volt, bene. Attenzione ai baffi, Geronimo! Ta-da! Ti presento il mio nuovo
scambia la testa. Oh, 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 cosa scambia la testa? Il famoso congegno per scambiare le menti. Quindi sei riuscito a finirlo? Oh, ci sono riuscito e come? Una persona si siede qui, l'altra si siede qui, la macchina fa il resto e scambia il cervello della prima con la seconda. E naturalmente non è stata ancora collaudata. Capisco. Allora, chi saranno mai i primi due fortunati a provare questa invenzione? Che domanda? Noi, naturalmente. Noi? Ah, che sta succedendo qui? Sally, per favore, ferma, non toccare niente. Mi ha sbagliato il pompapeo. Ho seguito Geronimo fin qui per fare uno scoop. Così tutti sapranno che sei uno scienziato a cui il cervello è andato in fanduta. Dove l'hai nascosto? Dov'è il robot Pantegana? O si tratta di un laser lunare? O forse un ghiacciolo a energia solare? E sta più attenta, Sally. Hai quasi rotto questo... questo... In effetti non so che cosa sia. Credo che serva una giustatina. Il circuito elettrico è andato in tilt. La prossima volta andrà meglio, professore. Beh, ti ringrazio, Sally. Sally? Sono io, professore Geronimo. Io sono Sally, testa di ricotta. Credo che lo scambio alla testa abbia funzionato dopo tutto. Osservatemi. Oh. Tu sei me? Allora vuol dire che io sono te e... la mia voce! La mia voce, vorrei dire! Il mio bellissimo corpo, ridabbeli! Geronimo, voglio dire, Sally! O chiunque voi siate, tutti e due, dovete tornare alla macchina. Se non rientrerete nei vostri rispettivi corpi entro 24 ore, lo scambio dei due cervelli durerà per sempre! Per sempre? Significa che resterò bloccata in questo ratto per sempre? Prima si fa, meglio è! Che cosa dirà la mia famiglia? Non posso gestire il Geronimo Stilton Media Group in questo stato! Vero. Anche tu hai un'azienda di cui occuparti, o meglio ancora io ho un'azienda di cui occuparmi. Se tutti crederanno che io sia Geronimo Stilton, potrò distruggere una volta per tutte il Geronimo Stilton Media Group e lo farò dall'inferno! Ehi! Torna qui con il mio corpo! Ragazzi, io non ce la faccio più. Buffa, mi sto annoiando tantissimo. Qui non succede più un baffo di niente, zero totale. Non c'è uno straccio di notizia. Bene, questa sì che è una buona notizia. Riposare va bene, ma non certo per un mese. Oh, su, vedrete che presto torneremo in azione. Ne sono più che sicuro. Oh! Scacco matto! Ancora! Non lo batterò mai, mai! Geronimo, quello è un computer. Non puoi batterlo. Lo so, ma sarebbe bello poter sfidare un giocatore vero ogni tanto. Pronto? Sì? Ok! Ciao, ciao! Beh, e allora? Oh, hanno farfugliato qualcosa a proposito di un invito a un torneo di scacchi. Niente di importante. Tutto qui? Sei sicuro? Beh, hanno detto che un campione mondiale di scacchi, un certo scaccomatto, affronterà un supercomputer sull'isola Squizzi. Scaccomatto? È una notiziona, ragazzi! Un grande campione che osa sfidare una macchina! Vediamo solo un attimo... Oh, stratopico! Qui c'è scritto che PC1 è il primo computer che può battere un campione di scacchi. E tu ti vuoi perdere questa grande sfida? No, per mille formaggini ci andrei di corsa, ma se dovesse succedere qualcosa mentre sono là... Sta tranquillo, ci pensiamo noi. Non lo so, io adoro gli scacchi e Scaccomatto è sempre stato il mio campione preferito. Ok, va bene, ci vado, ma prima di partire vi lascio i numeri d'emergenza. Sindaco, barbiere, super discount del formaggio, lavanderia. Oh, bagnate le piante, eh?
Oh, meglio che cominci a organizzare il viaggio. Non preoccupatevi, ci penso io. Ho un vecchio amico che lavora all'agenzia Isola Squitti Viaggi. Pronto? È l'Isola Squitti Viaggi? E là sono Trappola. Sì, esatto, è proprio quello. Sì, sono io. Quella è acqua passata. Bene, senti, devo prenotare un viaggio. Siamo in due. Questo mi adora, vedrai che affarone. Tu sei assicurato, vero? Lo senti, G? Che buon profumino ha il mare. Ma insomma, profumino più che altro è puzza di pesce. Marcio!